È la casa natale di Pasquale Stanislao Mancini. Qui lo statista italiano nacque il 17 marzo 1817, dai nobili Saverio Mancini e Maria Grazia Riola. Questi spazi ospiteranno fino ad aprile gli uffici comunali, una sede temporanea per procedere alla ristrutturazione del municipio. Questo palazzo è stato riconvertito purtroppo per un periodo breve, direi, da circa un anno che siamo qui e tra un poco andremo via, in quanto abbiamo ristrutturato la casa comunale perché abbiamo avuto un finanziamento per l'efficientamento energetico della struttura e quindi tra un po' torneremo. Ma la scelta è stata mirata in quanto questa casa rappresenta per il paese e, diciamo, anche nei miei ricordi personali da bambino, praticamente. È la casa che è più importante perché il personaggio che l'ha abitata, che è nato, è Pasquale Stanislao Mancini, personalità eminente in tutta nella storia italiana. E ci accingiamo, ecco, ai festeggiamenti, alle celebrazioni che faremo nel 2017 in quanto ricorre il bicentenario della nascita. Sindaco, è circa un anno e mezzo che lei siede sulla poltrona da primo cittadino. Quali sono le opere in cantiere? In quest'anno e mezzo comunque c'è stato un proliferare di interventi. Alcuni vengono dalla precedente amministrazione di cui facevo parte, il sindaco era l'ingegnere Carmine Famiglietti, tra i quali l'efficientamento energetico del comune, il primo lotto della scuola che è completa ormai, il completamento, adesso è stato completato in fase di collaudo praticamente la struttura dell'ex asilo praticamente. Inoltre abbiamo fatto delle sistemazioni degli impianti fognari nel paese e ultimamente abbiamo avuto anche un finanziamento per il secondo lotto della struttura della scuola, quindi avremo un polo scolastico completo di ultimissima generazione, adeguato ovviamente agli alunni, come dice il nostro Presidente Renzi, allineati alla buona scuola, almeno dal punto di vista delle strutture che sicuramente, insomma, saranno effettivamente adeguate.